Io appunto sono molto privilegiata e approfitto anche di questo per cercare di normalizzare il sex work, che la maggior parte delle volte in cui qualcuno mi chiede che lavoro fai, dico sono una sex worker, come se fosse la cosa più normale del mondo. È proprio vero che non si può dire più niente? Secondo noi no. E infatti oggi siamo qua a parlare di un tema su cui abbiamo tantissime domande, il sex work, con Elettra, che ci ha fatto il piacere, insomma, di accettare il nostro invito. Quindi, Elettra, se posso chiedere, come hai iniziato a fare questo lavoro? Io ho iniziato durante l'ultimo anno di università, vendendo mutandine usate. E quello è stato proprio il principio. E li incontravo di persona per i clienti. Mettevo un annuncio e poi letteralmente andavo al bagno del bar e me ne toglievo. Ma scusa, come ti è venuta questa idea? C'è stato un vicino di casa con cui flirtavo. Poi alla fine gliel'ho venduta veramente. Stavo anche facendo un tirocinio in uno studio legale e quindi c'era questa cosa che di giorno stavo allo studio, facevo la praticante e la sera invece incontravo spesso i clienti. Ed era un periodo in cui stavo veramente cercando di capire cosa volevo fare della mia vita. Quindi facevo un sacco di domande sia ai clienti che ai miei colleghi, che vita facevano, come si trovavano, com'era la loro giornata, se erano felici, vedendo com'era la vita in ufficio e vedendo come potevo vivere, altrimenti ho deciso di fare sex work. Ti volevo chiedere una definizione di sex work. Sì, insomma, raccontaci un po' cosa significa questa parola. La parola è stata coniata negli anni Ottanta per creare un termine ombrello che potesse abbracciare tutti quei tipi di figure che lavorano nel sex work, no? E quindi dalla escort, dalla street worker, alla cam girl, alla mistress. E quindi fomentare questo senso di comunità e di distruggere tutte le divisioni che ci sono, no? La gerarchia tra puttane, no? Il fatto che magari allora se sei una mistress, allora sei più pulita, rispondi di più ai canoni della società rispetto a una che lavora per strada, allora quindi vale di più. L'idea di creare un termine che abbracci tutte è proprio per abbattere questo tipo di differenze e ovviamente per rivendicare il lato lavorativo, il fatto proprio... Che c'è la parola work, comunque, esatto. In sex work, quindi è un lavoro. Sì. E adesso esattamente la tua professione, come la definisci? In questo senso sono proprio kinky escort. Ok. Cioè una escort che fa anche il lato più BDSM, quindi un po' di dominazione e un po' di erotismo classico. Ci racconti un po' come funziona una sessione? Il primo contatto è per email. Mi dicono cosa desiderano e il giorno dell'incontro io do l'indirizzo, mi chiamano quando sono lì e li faccio entrare. All'inizio io tendo a essere, soprattutto se c'è un lato BDSM, abbastanza cauta. C'è un buon grado di empatia necessario. Però anche semplicemente il fatto che ci sia uno spazio in cui non si sentono giudicati, che ci sia uno spazio in cui loro sentono di poter esplorare, potersi esprimere, comunque fa molto del lavoro, cioè loro vengono portandomi abbastanza proprio i loro lati più intimi, no? Sicuramente sei letteralmente messo a nudo, immagino, quindi... Quando mi sono avvicinata ero un po' curiosa di questi porci, queste persone, cioè volevo un po' superare anche un po' la paura, volevo un po' capire. E in linea di massima sono uomini, cis, per la maggior parte etero, sui 40 anni. Ultimamente ho avuto una cliente donna per la prima volta, però anche un po' di amiche mie a Londra, infatti ultimamente hanno avuto clienti donne, quindi forse le cose si stanno un po' muovendo. Le donne iniziano a pensare al proprio piacere come qualcosa su cui possono spendere o anche prendersi del tempo per sé, mentre per l'uomo è scontato, no? L'uomo è quasi un rinfrancare proprio la propria virilità, no? Andare a vedere un escort. Il sesso per la donna è comunque sempre intimo, sacralizzato, fare qualcosa soltanto perché ti va è ancora visto male, è difficile accettarlo anche su di sé, che hai quei desideri. È come quando vai dallo psicologo, no? Stai acquistando del tempo che quella persona ti dedica, okay. E quindi ti senti sicuro, riesci a mantenere una distanza emotiva che è utile. Il sex work è simile, secondo me il pagamento è una parte integrante dello spazio sicuro, della distacco e lascia anche più spazio all'intimità. Quello che non lo rende lavoro nella percezione comune è tutto lo stigma associato, il fatto che non dovresti monetizzare il sesso è sacro, il corpo, tutto il corpo delle donne, ma è un lavoro, cioè oggettivamente è un lavoro. Quindi secondo te c'è una narrazione sbagliata su quello che sono anche le infinite possibilità del sex work? Sì, tendenzialmente di solito la divisione è tra la happy hooker, la p***a felice o la donna sfruttata che non ha scelto. E non considera mai sia il modo in cui puoi magari essere una p***a felice e
avere dei giorni no, ossia che magari non hai scelto quel lavoro, però tu volevi migrare, volevi arrivare in quel paese e adesso ti stai costruendo una vita, stai guadagnando e piano piano stai diventando indipendente. Cioè ci sono un miliardo di sfumature in cui tu puoi affrontare il discorso e questa narrativa binaria è molto dannosa e poi è sempre utile a sorpassare il discorso vero che è quello dei diritti lavorativi. Cioè il punto non è abbiamo scelto o non abbiamo scelto, il punto è un lavoro, abbiamo bisogno di diritti lavorativi. Se io faccio le consegne per qualsiasi catena di fast food, l'ho scelto o magari avrei preferito fare qualcos'altro? Ma nessuno si pone il problema da quel punto di vista. È ovvio che quella persona sta facendo quel lavoro e deve avere dei diritti e deve essere rispettato il suo ruolo di lavoratore. Punto. Sì, anche perché poter scegliere il proprio lavoro è già un privilegio immenso. Sì, perché sul fatto che le badanti siano sfruttate a nessuno, cioè non è un problema. Loro stanno comunque svolgendo un ruolo femminile di cura, quindi va tutto bene. Hai avuto anche esperienze difficili? Sì, sì. Poi comunque appunto il mio privilegio mi ha sempre protetto, sono sempre state cose finora che ho saputo gestire bene o male, però vivo con la possibilità che possa succedere. È una parte del lavoro che personalmente semplicemente accetto. C'è ancora molto stigma? Io appunto sono molto privilegiata e approfitto anche di questo per cercare di normalizzare il sex work. La maggior parte delle volte in cui qualcuno mi chiede che lavoro fai, dico sono una sex worker, come se fosse la cosa più normale del mondo. Cioè le risposte di solito sono abbastanza normali. Magari hanno un po' anche paura di fare una figuraccia, allora non dicono niente. Anch'io ho un po' paura di fare una figuraccia. Infatti per questo cioè, mi piace questo tipo di occasione in cui ci si può parlare, no? Normalmente lo stigma vuol dire che non puoi affittare così facilmente una casa, aprire un mutuo o se avessi dei figli non potrei dire così tranquillamente che sono una sex worker, non potrei essere qui oggi perché è rischioso per loro oppure proprio dal punto di vista te li tolgono, se c'è un divorzio difficile. Sono una miriade di dimensioni in cui fare questo lavoro ti impedisce di vivere normalmente. Quando qualcuno usa come insulto, come reagisci? Allora, alle volte mi dimentico, lo faccio pure io, cioè l'esclamazione mi scappa, però un po' sto cercando di superarlo e un po' effettivamente alle volte mi dà fastidio. La parola che comunque noi stiamo rivendicando, anche proprio per dire sì, sono una p***a. Cioè, e quindi? Elettra, io ho incredibilmente finito le mie domande, sono state tantissime ma il tempo vola. Io ti ringrazio per il tempo che abbiamo passato insieme e soprattutto per la sincerità delle tue risposte. Grazie a te, Alessia.